come tutte le domeniche apriamo la finestra sul mondo e parliamo di geopolitica e come tutte le domeniche anche noi questa domenica lo facciamo con un giornalista delle testate RAI, è tornato a trovarci Mico Piro, buongiorno, bentornato al Kilimangiaro, inviato e giornalista del TG3. Allora, ovviamente partirei dalla notizia della giornata, ovvero l'arrivo in Italia di Silvia Romano, la liberazione, davvero una meravigliosa giornata quella di oggi. Grazie signora. Sì, una bellissima notizia, Silvia è stata liberata e tornata in Italia oggi alle 14, è arrivata a Ciampino, ha riabbracciato la sua famiglia, ricordiamo nella vicenda, è stata rapita un anno e mezzo fa in Kenya, un paese stabile dove operava come lavorava per la, in progetti per la popolazione locale, quindi come cooperante, viene rapita da una banda di criminali che poi la portano invece in un paese instabile, cioè oltre frontiera in Somalia. In Somalia viene venduta, termine orribile, ma quello che è accaduto, al-Shabaab, corti islamiche, cioè gli estremisti islamici che sono protagonisti di quest'ultimo capitolo di una lunghissima guerra civile, quella che sta insanguinando da anni la Somalia. È stato un sequestro lungo, un anno e mezzo segnato da lunghi silenzi. Oggi scopriamo che sostanzialmente mondiale, abbiamo avuto la certezza che lei fosse viva ai nostri uomini dell'intelligence. A gennaio sono situazioni complessissime. È un paese dove è difficile persino spostarsi, quindi immaginatevi quanto è stato difficile individuare anche solo i referenti. C'è stata una collaborazione con diverse intelligence, tra cui quella turca in particolare. Ricordiamo anche che purtroppo altri italiani sono ancora prigionieri all'estero, per esempio padre Dall'Oglio in Siria. Silvia è tornata, permettetemi di fare un'osservazione personalissima, leggo che ci sono indiscrezioni su una sua presunta conversione all'Islam, credo che questa ragazza abbia vissuto un anno e mezzo durissimo, che debba essere lasciata in pace di riprendersi con la sua famiglia, poi se vorrà ci farà sapere delle sue scelte che sono personalissime. Ma neanche, appunto, sono sue scelte, giustamente come hai appena detto tu. Esatto. Va bene, sicuramente un giorno della mamma speciale, proprio per la mamma di Silvia Romano che ha potuto riabbracciarla. Seconda notizia, dove ci porti? Andiamo in Yemen. Lo Yemen